Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi mostrerò come costruire un combi rig per la pesca al siluro con gli articoli della Mudcat. Buona visione. Allora, quello che abbiamo bisogno per costruire il nostro rig è sicuramente un'ancoretta, un amo, eccolo, del tubo in silicone, pinze e ovviamente terminale, qui sto usando uno spliceable leader line, una treccia di un millimetro, sono 250 libbre. E un filo di nylon, questo è 110 libbre, l'ultra soft monolider, sempre della MUD. Iniziamo la costruzione del nostro terminale. Allora, prendiamo la nostra treccia e andiamo a tagliare 35-40 cm. Allora, prima di inserire l'ancoretta, io di solito effetto un nodo sopra il terminale, qui, in questo modo, e andiamo a tagliare l'eccedenza e inseriamo il nostro nodo all'interno dell'ancoretta e lo andiamo ad incastrare nell'ancoretta stessa, in questo modo. Ok, effettuiamo un nodo senza nodo. Reinseriamo il nostro terminale all'interno e andiamo a saldare il tutto. Dopodiché prendiamo il nostro tubicino in silicone, misuriamo e tagliamo. Okay. Andiamo ad inserirlo all'interno. Con un po' di forza andiamo a inserirlo sopra la nostra ancoretta, sopra il nostro nodo, fino a coprire tutto il trecciato che vediamo. Andiamo a fare una solina in questo modo, così, giriamo il tutto e inseriamo il nostro amo all'interno. Questo modo. E ferriamo il tutto. Andiamo a tagliare l'eccedenza. Ok. Questo è quello che ne verrà fuori. Noi andremo a farla in base alle esche che utilizzeremo. Quindi se useremo un'esca abbastanza grande, allungheremo il pezzo di terminale che andremo ad utilizzare e quindi automaticamente l'amo sarà ancora più staccato dall'ancoretta. Io andrò ad utilizzare delle esche abbastanza piccole, quindi questa misura mi va più che bene. Fatto ciò, andiamo ad aprire, ok, andiamo a prendere il nostro nylon e più o meno una metrata, 1,20 m va più che bene. Ok, teniamo il nostro amo vicino al terminale stesso e inseriamo il nylon. Qui andremo ad effettuare un nodo senza nodo, un classico nodo senza nodo. Teniamo il tutto e andiamo a fissare. Ok,
reinseriamo il nylon nel lamo e andiamo a saldare il tutto. Ci aiutiamo con un tiranodi oppure in questo caso con delle forbici. Ok, andiamo a tagliare l'eccedenza del nylon. Il nostro terminale già sta prendendo forma. Facciamo un altro pezzettino di tubo in silicone e andiamo a metterlo sul nostro amo. Questo è il risultato che ne verrà fuori. Abbiamo la mobilità del nostro trecciato, quindi la nostra esca sarà libera di muoversi perché il trecciato ci fa muovere bene l'esca, e avremo la solidità del nylon che sarà sul fondo, ok? Quindi permetterà alla nostra esca di lavorare in questo modo. Adesso vi farò vedere come, con l'aggiunta di un subfloat. Arrivati a questo punto, non ci resta che inserire il nostro flotterino, che serve a staccarci l'esca dal fondo, quindi ci fa lavorare l'esca staccata dal fondo in questo modo, ok? In più, con le eliche che ha lateralmente, se si mette in corrente lui girerà, girando causerà delle vibrazioni che attireranno il siluro. Avremo l'esca che lavorerà e questo ci aiuterà a provocare ancora più vibrazioni, quindi sarà ancora più attrattivo per i nostri siluri. Facciamo un pezzettino di 1 cm sempre del nostro tubicino in silicone, lo inseriamo all'interno del nostro nylon, dopodiché reinseriamo da dove siamo entrati il nostro nylon e andiamo a ferrare il tutto. Si creerà un nodo. Questo nodo funzionerà da stopper, ok, per il nostro flotterino. Inseriamo il flotterino, ok, e ci mettiamo un altro stopperino sempre allo stesso modo. Inseriamo, lo reinseriamo, andiamo a saldare il tutto e lo facciamo scendere. Ovviamente possiamo usare anche dei classici stopper o, per chi li ha, degli stopper che produce proprio la Madcat, appositi per questo sistema. Quando andiamo a mettere 2 stopperini dobbiamo assicurarci di non metterli troppo stretti, perché noi dobbiamo far lavorare il flotterino in questo modo, quindi basta quel poco di gioco che rende possibile che il flotterino lavori in acqua. Ok, fatto questo, ancora una volta il nostro tubicino ci serve, facciamo un pezzettino dai 3 cm, non di più, e andiamo ad inserirlo nel nostro nylon. Facciamo una solina piccola, così, e inseriamo di nuovo dentro, ok? Lo facciamo per ben 2 volte, 1 e 2, fino ad ottenere questo, ok? Fatto ciò, facciamo un nodo sul terminale stesso, una solina, la giriamo come abbiamo fatto prima e ci facciamo passare tutto all'interno. Ok, in questo modo andiamo a saldare il tutto, ok, e avremo
questa specie di asolina che sarà di una forza estrema, dove verrà agganciato il nostro moschettone. Ok, quindi qui metteremo il nostro moschettone che verrà agganciato alla lenza madre. Ok, andiamo a tagliare l'eccedenza, non tutta, è giusto che ci sia un po' di filo per far sì che quando avremo catturato e il nodo andrà a stringersi, quella minima parte che rientra all'interno non passerà il nodo, quindi non andrà a sciogliersi. Prendiamo il nostro tubicino di gomma, ecco qui, e la nostra montatura è pronta. Questa è una montatura che andremo ad utilizzare sia per la pesca a pietra sia per la pesca con un piombo normale a lancio. Nel mio caso, che pesco da riva, quindi pratico una pesca a lancio, è una montatura molto rigida che non mi permette grovigli, perché noi andiamo a mettere il flotterino sul nylon, quindi scivola tranquillamente, e abbiamo la nostra esca che comunque è libera di muoversi, quindi non andrà ad aggrovigliarsi, e il nylon ci permetterà che l'esca lavori in questo modo. Quindi sarà staccata dal fondo col nostro flotterino, il piombo è qui e l'esca è libera di muoversi. Ragazzi, la montatura è pronta, semplicissima, efficacissima, perché l'ho provata, quindi è stata testata. E che dire, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, da parte vostra è un piccolo gesto che a me renderebbe davvero felice, quindi grazie a chi si iscriverà al canale. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, anche di seguire le pagine Instagram e Facebook. E detto ciò, non ci resta che andare a pesca, quindi ci vediamo in un prossimo video sulle sponde di un fiume. Ciao a tutti ragazzi e grazie mille per la visione.